Ben ritrovati amici di Readball, oggi diamo ufficialmente il via ad una nuova iniziativa dedicata, come potete vedere, ad Overwatch. Abbiamo deciso infatti di approfittare dell'apertura della terza stagione competitiva per fare un attimo il punto della situazione con tutte le maggiori novità introdotte con gli ultimi aggiornamenti, tra nuove mappe, nuovi personaggi, nuove modalità di gioco e soprattutto i bilanciamenti più importanti effettuati su alcuni eroi specifici. Ma prima di dare ufficialmente il via con questo primo video, ne approfittiamo anche per ringraziare ufficialmente MSI che ci ha permesso di realizzare questo progetto e di portarlo avanti con un nuovissimo MSI GT72 VR con cui abbiamo appunto avuto la possibilità di realizzare e di offrirvi questi contenuti. Per quanto riguarda le modalità di gioco, ovviamente la novità più importante è rappresentata dalla nuova modalità Arcade, che contiene al suo interno alcuni tipi di partite inedite, come nel caso del duello misterioso con delle sfide uno contro uno, una modalità eliminazione 3 contro 3, in cui dovremo naturalmente eliminare tutti e tre i membri della squadra avversaria in una serie di round, e una serie di risse che vanno proprio a sostituire le precedenti risse settimanali, per cui potremo scegliere tra una playlist con le diverse modalità proposte nei mesi scorsi, la modalità Eroi Misteriosi e infine la modalità Nessun Limite, l'unica al momento a dare la possibilità di selezionare più eroi dello stesso tipo all'interno di un'unica squadra. Per quanto riguarda la modalità 1 contro 1 e la modalità 3 contro 3, queste due modalità sono ambientate all'interno della nuova mappa Ecobase Antartica, vale a dire il laboratorio di Mei. Yay! Ovviamente, trattandosi di una semplicissima mappa arena, non avremo la possibilità di giocare all'interno dell'ecobase antartica al di fuori di queste modalità, a differenza della mappa Oasi che sarà successivamente rilasciata e che ora è testabile unicamente sui server PTR dell'edizione PC di Overwatch. Quella che andiamo a vedere ora è la modalità 1 contro 1 e come potete vedere le sfide si alterneranno con una selezione casuale di eroi in cui sia noi che il nostro avversario andremo a impersonare un unico eroe e naturalmente il primo che eliminerà l'altro porterà a casa il round e la sfida si concluderà al meglio dei 9 round, per cui con il raggiungimento di un punteggio di 5 andremo a vincere definitivamente la partita in uno contro uno. Vincitore. Sì, ragionevole. Per quanto riguarda invece la modalità eliminazione in 3 contro 3, avremo la possibilità di scegliere liberamente il nostro personaggio. Naturalmente potremo selezionarlo una volta sola, per cui non potremo sostituire un personaggio già selezionato da un nostro compagno di squadra. Non ci sarà possibilità di curarsi con dei medikit che non sono presenti all'interno della mappa, ma potremo curarci unicamente se o noi o uno dei nostri compagni prenderà appunto come eroe un healer per poter appunto effettuare le cure sui compagni di squadra. Torno subito. Vincitore. Per quanto riguarda i personaggi, invece, oltre naturalmente all'introduzione del nuovo personaggio Sombra che vi abbiamo mostrato nei giorni scorsi, le novità più importanti riguardano il bilanciamento di alcuni eroi specifici, che sono state appunto introdotte prima dell'apertura della terza stagione, di cui ve ne mostriamo alcuni dei più importanti. Raising the volume. Lucio certamente ha subito una delle modifiche più importanti e più discusse, soprattutto perché utilizzato molto frequentemente in modalità controllo. Infatti, le sue capacità di cura rispetto al passato sono state depotenziate del 10%. Alza il volume! Gigi! Anche D.Va ha subito certamente un cambiamento molto importante che ci permette finalmente di poterla utilizzare più frequentemente come tank. Infatti, con gli ultimi cambiamenti, i punti vita dell'armatura dell'eroe sono stati aumentati di ben 100 unità, per un totale quindi di 600 punti vita, a differenza naturalmente della modalità senza mech che rimane invariata sui 150 punti vita. E soprattutto un altro cambiamento importante riguarda la mobilità del personaggio, la cui velocità è stata aumentata del 25%. We're all soldiers now.
Soldato 76 ce lo ricordiamo per essere stato uno dei personaggi maggiormente utilizzati in fase di lancio, che tuttavia con i bilanciamenti successivi è stato sostituito da altri DPS più convincenti. Invece con gli ultimi aggiornamenti è stato effettuato un potenziamento notevole, con un aumento di 3 unità nelle capacità di attacco con il fucile di base appunto di questo personaggio. Let's defend as one. Quello di Symmetra infine è senza dubbio il cambiamento più evidente apportato in Overwatch, anche se fino adesso è disponibile unicamente sui server PTR dell'edizione PC. Tra le modifiche più importanti ci sono la possibilità di generare uno scudo che procederà in direzione dritta per poter difendere i nostri compagni, esattamente come lo scudo di Reinhardt o la barriera di Winston, la possibilità di generare e di accumulare fino a 6 droni sentinella contemporaneamente, e naturalmente un aumento del raggio d'azione dell'arma di Symmetra da 5 a 7 metri. La novità forse fondamentale però che riguarda Symmetra è la possibilità di utilizzare una seconda mossa finale. Infatti oltre al classico televarco potremo creare un generatore di scudi che agirà ad area e permetterà ai nostri alleati di poter aumentare le loro possibilità difensive con degli scudi supplementari. Sono pronto. EMP carico. Droni attivati. Queste dunque sono le principali novità presentate in occasione dell'apertura della terza stagione competitiva. Nei prossimi video andremo a trattare più nello specifico quelle che sono le classi, quelle che sono i migliori personaggi per poter affrontare al meglio questa nuova stagione. E naturalmente, prima di lasciarci, se vi è piaciuto il nostro video, continuate a seguirci, iscrivetevi al nostro canale, lasciateci un like, un commento e seguiteci su tutti i nostri canali social, di cui trovate i link qui in basso in descrizione. Detto questo, dal buon Parra per il ci sentiamo alla prossima. Ciao ciao!